L'Aquila è un modello di ricostruzione buona e nel decennale del sisma l'Associazione Italiana di Ingegneria Sismica, l'ISI, ha scelto la città e la facoltà di ingegneria per il suo congresso. Professionisti locali e altri giunti da tutta Italia, ma non solo, per studiare il caso L'Aquila e le più moderne tecnologie in termini di ingegneria sismica, ma sono stati trattati anche altri temi legati alla ricostruzione, come il sisma bonus, l'arte a prova di sisma, mentre il titolare dell'USRA, Salvo Provenzano, ha fornito i dati sulla ricostruzione aquilana. Per quanto riguarda la privata si è a buon punto, quasi al termine. Rimangono molti problemi invece aperti per la ricostruzione pubblica, da sempre più lenta. I coefficienti di sicurezza nei palazzi di ricostruzione sono buoni e Provenzano ha mostrato anche la differenza tra il prima e il dopo. Noi abbiamo scelto L'Aquila come sede per il primo congresso in occasione del decennale proprio perché volevamo dare anche un segnale dell'importanza di lavorare sull'ingegneria sismica nella ricostruzione e nell'adottare soluzioni tecnologiche che ci invidia tutto il mondo. Noi portiamo, proprio ieri facevo un giro con una delegazione turca e sono rimasti a bocca aperta a vedere le soluzioni che sono state realizzate all'Aquila e anche in alcuni casi in poco tempo, in altri casi invece ovviamente la ricostruzione è più lenta, ma certamente si tratta di un caso di assoluta rilevanza. Ricostruire il centro storico per l'ISI è fondamentale per non perdere valori e identità, che i ragazzi del doposisma purtroppo non hanno, avendo vissuto la loro vita dislocati nelle varie new town o nei centri commerciali che hanno sostituito il famoso struscio dei portici di un tempo. Il congresso è stato organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri. Molto critico il presidente dell'Ordine Pierluigi De Amicis sul genio civile e sulle pratiche autorizzative. La nostra è l'unica professione, tuona, che ha bisogno di essere autorizzata per procedere. Chiediamo che il genio torni al loro ruolo di controllo nei cantieri. Noi siamo l'unica professione che prima di operare siamo costretti a subire un vaglio. Non ho mai visto un altro professionista, giudice, avvocato, chirurgo. Il chirurgo che chiede va bene se taglio così o taglio colà. No, il paziente sarebbe morto intanto. Invece noi no, subiamo dei vagli preventivi, dobbiamo essere autorizzati. E di contro che cosa succede? Che ci portiamo, secondo quello che sta succedendo all'Aquila, non condividiamo assolutamente, le responsabilità non solo sulla nostra vita, per la nostra vita, ma anche per gli eredi. Io non ho mai visto figli di Hitler o di Mao perseguitati per quello che hanno combinato i loro genitori. Invece qui all'Aquila abbiamo visto, e siamo rimasti un po' tutti quanti con la mano in bocca, eredi di professionisti coinvolti in crolli che purtroppo ci sono stati e le responsabilità sono state addossate anche agli eredi, questo è impossibile. Di contro abbiamo una fase autorizzatoria iniziale del genio civile dove sì, impieghiamo mesi, mesi e mesi per poter arrivare all'autorizzazione. Noi non vogliamo l'autorizzazione, noi vogliamo che il genio civile possa ritornare al suo vero essere, a fare i controlli in cantiere. Venite a vedere quello che stiamo facendo, ma snelliamo la fase iniziale. Noi siamo professionisti, quando progettiamo lo facciamo con il cuore, non solo con il rispetto delle norme. Ci assumiamo le nostre responsabilità, le portiamo avanti noi. La responsabilità del progettato è nostra, non è degli uffici del genio civile. E quello che chiediamo è uno snellimento, tornare a una fase di deposito non più autorizzatoria.